Allora, salve a tutti. Innanzitutto spiegheremo un po' cosa si intende per nuove tecnologie, analizzeremo un po' il significato del termine nativi digitali, faremo il confronto quindi tra genitori e figli. I primi sono un po' dei deportati digitali, vengono definiti, e i figli sono appunto i nativi. E poi ci addentreremo un po' sui rischi, soprattutto della rete, in particolare del cyberbullismo. La collega Rita Lemme poi approfondirà il tema proprio del cyberbullismo, in modo che le famiglie siano accanto ai ragazzi nell'utilizzo delle tecnologie e non demonizzino neanche le nuove tecnologie, perché hanno una grande potenzialità, soprattutto per i ragazzi. Però ecco, non vanno lasciati soli, sia i bambini, perché l'uso oramai dei social e delle connessioni è molto frequente anche nei bambini piccoli, di età proprio della scuola primaria, quindi i genitori non devono affatto mollare la presa, quindi e soprattutto sia con i bambini, ma soprattutto con gli adolescenti, perché ecco, il rischio è dietro l'angolo. Ho capito. In pratica, lei ci suggerisce che, almeno per i più piccoli, l'uso dei social conviene farlo insieme ai genitori. Sì, innanzitutto anche i pediatri e gli psicologi e i pedagogisti consigliano di non far utilizzare, ecco, i social ai ragazzi prima dei 13-14 anni, non, soprattutto per i rischi che magari i ragazzi non colgono, e quindi parlo e penso magari alla pedofilia, adescamento e quant'altro. E quando si utilizzano, quindi in età adolescenziale, è bene che i genitori accompagnino nell'utilizzo dei social e quindi utilizzino però anche il parental control e quindi tutti quegli strumenti che permettono di fare una sorveglianza adeguata.